Salve e bentornati. Sono tanti, sono molti i motivi per i quali non so davvero come cominciare questo contributo. Avevo pensato ad un titolo del tipo Trovare rifugio nella menzogna. Poi ho pensato che davanti alla menzogna ci sta la piaga della modernità, che è la volontà. Dunque il titolo più appropriato sarà Trovare rifugio nella volontà. Ora, per partire, poiché ormai sono anni ed anni che in questi contributi online si prova modestamente, ma ad indicare la luna, ad indicare che il dissolvimento della realtà sotto i magli non soltanto della disinformazione, della propaganda, di tutto quello che affligge un'epoca tecnologica controllata da pochi e per i fini ed il benessere di questi pochi, benessere. Qui torna sempre il discorso, anche, non andiamo troppo avanti, ma c'entra Platone in quello che pensavo. E questo sta diventando un problema talmente grande da far svanire l'individuo, la sua razionalità, la realtà, e ovviamente per chi sa fare di conto, queste sono cose che portano sempre grandi tragedie, sempre. Basterebbe iniziare a dare un'occhiata alla storia. Nel momento in cui il delirio subentra nella realtà, succedono grandi catastrofi. Ora, il nostro tempo, la nostra epoca, sapete, uno dei grandi dilemmi, problemi di chi voglia fare un discorso, non per mettersi lì a... Com'è tipico nella rete di coloro che si mettono lì a dar fiato ai polmoni, che tanto chi parla quanto i commentatori che sanno tutto di tutto, soprattutto su temi difficili, complessi, di attualità, sulla quale credono di sapere ciò che non sanno, credono di possedere una verità che non posseggono, che è anche contraria alla razionalità elementare. Però la razionalità, vedete, è proprio questo il problema. Essersi rifugiati sotto la volontà moderna, non il concetto che potevano che emerge dal mondo antico, significa non considerare la validità razionale come un argomento fondante e conclusivo. E questo, oltre che essere infantile, è anche confina con la follia. Il folle, quando tu vai dal folle, quello ti dice di essere Napoleone. E tu gli dici: ma dove sono le tue armate? Lui va sempre avanti con il discorso, trovando sempre nuove invenzioni di fantasia per evitare di confrontarsi con la realtà. Ma il poveretto ha un problema chiaro, psichiatrico. Noi non possiamo ritenere che un intero mondo abbia un problema psichiatrico, nonostante la nostra società sia induca, come non lo dico io, lo dice già Erich Fromm. Sapete, io ripeto qui spesso, cioè, volevo dire, la nostra società induce malattia mentale. Io qui ripeto spesso anche il concetto, che forse non si è capito, di quando io dico YouTuber, faccio riferimento alla industria culturale, alla disinformazione generalista, ma è uno sfottò. Quando io dico YouTuber,
sto contestando radicalmente l'assioma di McLuhan quando dice the medium is the message, il mezzo è il messaggio, che è un assioma sposato interamente dall'industria culturale, la quale dice noi abbiamo i mezzi potenti, dunque il nostro messaggio è più potente del tuo che parli da una piattaforma limitata, censurata e questo e l'altro. Non è così. Quando io lo dico è solo uno sfottò di questa ideologia da quattro soldi, di un'ideologia della violenza, ovviamente. Perché se qui su un canale YouTube si dice una cosa vera, e su un canale meraviglioso che ha 1 miliardo di persone che lo vedono, si dice una palla, rimane vera la cosa del canaletto di YouTube e falsa quella del canale con 1 miliardo di visualizzazioni. Vedete, questo criterio elementare perché si può perdere? Perché possono inculcare anche questa ideologia? Proprio perché è tramontata la realtà sotto la volontà. Allora il cittadino, il soggetto moderno, il quale siccome vorrebbe essere, come citiamo spesso quella frase di questo libro minimalista, vorrebbe essere... Vorrebbe avere una bicicletta anche se è un pesce, la volontà trionfa sulla realtà e allora ritengono che siccome chi ha la possibilità di diffondere maggior disinformazione, chi ha anche poi tutte queste vesti, avete visto poi quanto è nudo l'imperatore, o quantomeno chi ragiona lo vede costantemente, lo vede da sempre, quanto è nudo l'imperatore. L'avete vista l'audizione in congresso delle tre rettrici di tre importanti fondamentali nel meccanismo dell'industria culturale, università americane. L'università di Harvard è più antica degli Stati Uniti, è stata fondata prima degli Stati Uniti. E queste persone non sono in grado di esprimere un giudizio morale, etico, chiaro. Perché? Perché? Al di là appunto del fatto che l'imperatore è nudo, c'è anche l'elemento chiave della volontà che trionfa sulla realtà. Così è, se vi pare. Pensate, già Pirandello si era accorto di questo, contestava tutto questo. Io allora vorrei partire proprio alla grande, facendovi vedere uno di quei momenti che... Prima del 2020 erano semplicemente delle bizzarrie, attenzione, anche se bizzarrie che provocano tantissimi problemi nella socialità, bizzarrie che però appartengono al nostro mondo. Come, questi vi ho detto all'ultima fiera del libro di Francoforte l'anno scorso, io li ho visti nel padiglione italiano che avevano un padiglione ben notevole sono questi signori di Scientology. Questo è un libro che voi faticherete a trovare, un libro proibito che non può essere venduto, che si chiama Dizionario tecnico di Dianetics e Scientology. Ora voi penserete, un dizionario tecnico, ci saranno dei concetti tecnici, invece questo è un libro che praticamente... Voi ricordate la famosa barzelletta del matto che va dal direttore del manicomio e dice io ho scritto, sono diventato sano e il direttore gli dice come lo vuoi provare? Ho scritto un libro. E il direttore diceva questo è già è una barzelletta vecchia, è una barzelletta antica. Oggi il libro lo scrive anche uno che va al Grande Fratello. Il libro lo scrive. Libro. Anche lì, vedete, quante cose si sono perse nella nostra epoca. Noi diciamo libro quando vediamo un insieme di carta stampata, non quando valutiamo il contenuto di quello che c'è dentro questa carta stampata. E di nuovo il trionfo del mezzo sul messaggio, che è un sintomo di malattia, in inglese si dice delusion, di... separazione dalla realtà, separazione dal mondo. Al punto in cui il cittadino contemporaneo
si ritiene ormai incapace di un giudizio autonomo quando dice no, io non mi esprimo, se quello ha detto che è così, sarà così, perché l'ha detto lì da una grande piattaforma generalista. Allora, dicevo, questo libro mi ricorda appunto il libro del matto. Cosa succede? Allora il direttore dice, ma questo libro lo ha già scritto? Sì, e gli fa vedere un manoscritto che è enorme, 1.000 pagine di manoscritto. Il direttore dice, complimenti, allora, mi dia il libro, come si intitola? Il matto dice, si intitola La galoppata. Bel titolo, mi piace. Allora il direttore prende queste 1.000 pagine, le apre e vede, cloppiti, 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 1.000 pagine di cloppiti, cloppiti. Ecco, questo è il dizio. Guardate, è peccato, adesso vi leggerò magari qualche parte proprio solo per divertimento. Allora, vi leggo innanzitutto la premessa, l'introduzione del loro fondatore. Pensate, io dico sempre, faccio sempre il gioco, che è un gioco mentale salutare, di pensare a un alieno che viene sulla Terra. No, quelli di cartapesta, quelle robe con cui infangano ormai le coscienze. No, un esperimento, un Gedanken experiment, un esperimento ideale. E gli dico all'alieno: guarda, leggi questa introduzione. Quello la legge, dice: vabbè, questo è uno scalmanato. E invece gli dico: guarda, questo è uno che ha creato un movimento che ha non so quante centinaia di migliaia di persone, che è attivo in tutto il mondo, che ha delle cosiddette chiese aperte un po' ovunque. E l'alieno dice, vabbè, la vostra non è una specie che io voglio conoscere o con la quale voglio avere a che fare. Ed ha ragione, ha perfettamente ragione. Sempre salutare, immaginare. Cosa direbbe una persona che non conosce tutto il nostro delirio di fronte alle cose che noi vediamo? Ora, guardate, questo che era un soggetto ricercato, fra l'altro, dalla legge, pensate, doveva vivere in una nave fuori dalle acque territoriali americane perché altrimenti sarebbe stato arrestato se avesse messo piede negli Stati Uniti. Ex scrittore di fantascienza che trovò la sua vocazione ingannando persone scrivendo queste fantasie. Ma attenzione, questo era talmente andato che si è anche scritto un linguaggio tutto suo. Guardate questo passaggio, lo svantaggio, vi leggo proprio, sono diverse righe, lo svantaggio delle parole mal comprese non affligge solamente Dianetics e Scientology. Nei soggetti universitari più vasti si troverà che spesso non solo il vocabolario di un soggetto, ma il soggetto stesso è totalmente e completamente mal compreso, il che porta a studenti con rotture di ARC sconvolti o addirittura riottosi. Voi ci avete capito una parola? Adesso penso che forse questo. Vediamo, com'è questa parola? Soggetto mal compreso, che okay, vediamo se nel dizionario c'è questo mal compreso. Poi ci sono i disegnini, guarda, ci sono i disegnini. Vi faccio vedere, non so se si vedranno. Ci sono i disegnini come disegni da bambini, forse fatti dallo stesso tizio, dallo stesso Abbo. Allora, vediamo mal compreso. Allora, c'è anche questa sigla. Allora, proviamo prima con mal compreso. Mal programmato. No, non c'è. Però aveva detto anche un'altra cosa. C'era scritta questo ARC. Vediamo cos'è questo ARC. ARC. Ok. Ce ne sono di. È bellissimo, guardate, è bellissimo. Allora, sotto questo ARC ci sono diversi concetti, ARC anti-congresso contro le radiazioni. Bellissimo, un congresso contro le radiazioni. Chissà cosa sarà stato. Filo ARC, filo diretto, ARC oggettiva. E poi c'è forse il termine a cui lui fa riferimento, ARC, una parola composta dalle lettere iniziali di affinità, realtà, comunicazione, che insieme equivalgono a comprensione. Viene pronunciata compitando le sue lettere. ARC per gli scientologi ha assunto il significato di buona disposizione,
Guardate, è qualcosa di strabiliante. Ora voi dite perché ci sta leggendo questa cosa? C'era anche un altro disegnino carino. Amnesia, un tizio terrorizzato da non osare ricordare 10 secondi fa. Quelli che hanno il Parkinson infatti sono terrorizzati. I disegnini sono bellissimi. È proprio qualcosa di così infantile, di così infantile. E non ci sarebbe neanche bisogno, non avrebbe neanche senso parlarne, se non fosse che queste cose proprio nel nostro mondo hanno un, tra virgolette, successo che rivela proprio la natura della nostra socialità, rivela proprio i paradossi, le distorsioni, come l'assurdo si fa strada come un burro che taglia, un coltello caldo che tagli il burro. E guardate, questo libro, questo scartafaccio, è proprio quello di cui dicevamo, in cui uno si inventa tutto un linguaggio per manipolare le persone, per fargli credere cose che non sono, per stravolgerne le coscienze ed irretirle. E ci riesce, sappiamo che ci riesce. Sappiamo che questo tentativo riesce molto bene, anche travestito sotto le forme della religione. Perché? Perché travestito sotto le forme della religione? Perché anche qui vedete come la storia entra nella realtà. Perché Hubbard deve travestire questo culto psichiatrico da religione? Perché la Costituzione americana, a seguito appunto delle vicende europee di cui tutti noi sappiamo, i pellegrini, il Mayflower, eccetera, emigrati negli Stati Uniti per evitare le persecuzioni religiose, il primo articolo della Costituzione americana garantisce la libertà di culto. Ossia, il governo non può andare ad intervenire, a toccare la libertà di culto, anche se nel 2020 sono riusciti in certi stati anche ad oltrepassare il primo emendamento, ma questa è un'altra cosa. Ora, per questo lui ha utilizzato questo travestimento, perché attraverso questo travestimento può fare questa attività di manipolazione sulle persone cambiando il linguaggio, i fatti, la realtà attraverso le parole. Ora, per quelli che seguono questi contributi avranno già capito che nella nostra epoca stiamo assistendo a cose che sono, ad eventi, a situazioni che sono sempre più strabilianti e che determinano sempre un maggior allontanamento dalla realtà. Pensate il tema, problema grave dell'antisemitismo, con il fatto, con l'aggravante, secondo cui coloro che ormai ne sono affetti non si rendono più neppure conto, almeno è difficile dire perché l'antisemita, o quantomeno colui che viene il soggetto creato da meccanismi di manipolazione, di disinformazione, di travisamento della realtà, come il soggetto che viene creato da Scientology o da qualunque altro culto antiumanista, è un soggetto che in primo luogo acquisisce la disonestà di tali sistemi. Ossia, non parla, non prova a discutere perché vuole scambiare delle idee, perché vuole imparare, perché vuole crescere, ma prova a discutere per aver ragione. Oppure, come nel caso dell'antisemita, per dare sfogo alla sua frustrazione, alla sua rabbia, ai suoi fallimenti esistenziali, umani. E secondo me, io vorrei parlare, magari non qui ne accenniamo, ma ne vorrei parlare poi in maniera estesa di questo testo che spiega anche molte cose, però le spiega da un punto di vista politico attuale, no, diciamo non tocca il tema della volontà che vorrei toccare io,
che si intitola Israelofobia. E lui pone in questo libro la domanda: dov'è che la critica verso lo Stato di Israele finisce e inizia l'antisemitismo? Secondo me questo è un fatto che sta davanti agli occhi di noi tutti, che vi sia uno dei che avvenga un non è soltanto un attacco massacro del 7 ottobre con stupri, è il ritorno di una brutalità di stampo arcaico, una mostruosità, un modo di una brutalità che avrebbe dovuto sconvolgere, risvegliare le coscienze. Invece, a questa brutalità, il giorno stesso, se non il giorno dopo, alcuni hanno risposto andando in piazza con le bandiere del partito Baath, che loro credono sia la bandiera palestinese. Vedete, qui per la persona che ha una coscienza, che ha un senso, qui si apre un problema grave. Oggi, a distanza di 181 giorni da questo massacro e dall'inizio della guerra, gli stessi continuano con tutta una serie di paralogismi dicendo: "Ah, ma le bombe su Gaza, i bambini", ecco, l'argomento che hanno è quello dei bambini. C'è stato proprio ieri un gruppo di femministe, o quantomeno gente che si definisce femministe, ma sono femministe come io sono austro-ungarico, e che contestavano questo deputato americano in Campidoglio perché per la distruzione che viene operata su Gaza. Come se la guerra, come se non si sapesse che la guerra è una cosa terribile. E poi arrivano i bambini. Ma questo non è un argomento. È una cosa terribile. Non ci sono dubbi che è una cosa terribile. Però vedete, il trucco dell'antisemita, perché l'antisemita è un essere rivoltante. Scusa, io trovo l'antisemita un essere rivoltante. Che però adesso pensa di potersi appropriare della moralità, capite? Lui pensa, lui o lei pensano, che nel momento in cui ti dicono: "Ma i bambini ti hanno messo di fronte ad un angolo, ti hanno messo di fronte ad un vicolo cieco, ma adesso vuoi dire che tu sei per l'uccisione dei bambini?" No, sicuramente no. Ma tu non stai facendo un discorso. Stai nuovamente provando ad andare sul punto secondo cui Israele, ergo, gli ebrei di Israele, sono cattivi mostri che uccidono i bambini. Che è una cosa anche lì, tra le tante piaghe che hanno questi poveretti, c'è anche quella della mancanza di originalità, così come quelli che hanno fatto un poster adesso di Netanyahu con le corna. Ma siate, io dico, ma almeno provate un po' di originalità. Invece. E tutto questo proviene dal fatto che non c'è nell'odio non c'è l'intento di capire, non c'è l'intento di discutere insieme. Non c'è proprio. C'è l'intento di dimostrare una tesi o di dar sfogo a questo odio arcaico, basato tutti i discorsi, la gran parte dei discorsi che questi fanno, ad esempio, basato sulla storia che loro raccontano della creazione dello Stato di Israele, che è equivalente al dizionario di Scientology. E hanno chiaramente anche i loro amichetti che pensano di scrivere delle cose. E ovviamente, questa è una cosa che diceva mio nonno, ma insomma è anche una cosa antica. L'ignoranza non sarà mai uguale alla conoscenza. L'ignoranza può scrivere 100.000 libri, può fare pubblicare 100.000 articoli. Come diceva, come insegnava la famosa storia apocrifa attribuita da Galilei, anche se tutto il mondo dice che la Terra non si muove, eppur si muove.
Ora, chiaramente poi un'altra delle cose, l'antisemita è molto... Stupisce che, ad esempio, che in Europa vi sia questo ritorno così feroce, così barbarico. Ma stupisce quando non si considera lo stato già di dissoluzione culturale, morale, spirituale in cui la nostra epoca ci ha portati. E come dicevamo, l'esempio delle tre rettrici che non sanno dare una risposta chiara ad un quesito molto semplice, quella non è che gli ha chiesto di parlare non lo so, di alcuni aspetti di meccanica quantistica o delle solar flare, come si chiamano, vampate solari in italiano, insomma, o di qualcosa d'altro di estremamente complesso. Gli ha posto una domanda molto semplice. Invocare il genocidio degli ebrei nel vostro campus è una cosa legittima oppure è una cosa che si può fare o no? E quella gli ha risposto: dipende dal contesto. Cioè, una cecità morale, intellettuale e spirituale, che è la stessa cecità che contraddistingue l'antisemitismo. Perché attenzione, l'antisemitismo è un brutto indicatore, una brutta piaga, ma è anche appunto un brutto indicatore. E qui la cosa più strabiliante è che nell'epoca della conoscenza, anche questa è una cosa che io ripeto sempre, ma la ripeto in maniera sarcastica, certamente io non credo che noi viviamo nell'epoca del contrario della conoscenza. Io ho scritto un libro nel 2005 che si intitola per l'appunto La società del contrario, che trova sempre conferme nel mondo in cui viviamo. Perché soltanto in una società al contrario tu puoi avere delle rettrici come quelle. Soltanto in una società del contrario tu puoi avere un mondo in cui la storia non significa più niente. In cui i fatti non significano più niente. Certamente l'antisemita quando va in televisione, quando discute, oppure quando pensano, quello che mi fanno divertire a me quando pensano di poter provocare con le loro sciocchezze. Io li trovo purtroppo patetici, ridicoli, poveretti. Sono dei poveretti che però sono dei poveretti presi di sé. Voi vedete, c'è sempre l'aspetto dell'essere presi di sé. Oh, io ci mancherebbe un lei non sa chi sono io, al quale Totò rispondeva nella famosa bellissima risposta all'onorevole Trombetta: ma mi faccia il piacere. E dicevo, l'antisemita anche, non soltanto questi poveretti che lasciano commenti, ma quelli che... scusate, chiudo sui commenti. E credono, io intanto quando rispondo ormai gli metto delle citazioni, di recente ho messo la citazione di Sartre, loro pensano che io sto rispondendo a loro, pensano che sto dando una dignità a loro... All right, let's not use any. No, 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 non utilizziamo un termine, ma alle loro flatulenze. In realtà io rispondo a questi commenti con queste citazioni affinché altri leggano, affinché altri vedano il riferimento ed eventualmente vadano a trovare il libro. Ma certamente, cosa vuoi rispondere ad uno che è come se avessi uno di Scientology che mi dice adesso una cosa qui da dizionario tecnico, cosa devo rispondere? Nel momento in cui l'intera realtà di queste persone è o soggiogata dalla volontà o dall'odio, oppure dalla mera disinformazione sulla quale non si sono prese la briga di andarsi ad informare. Voi sapete, io dico sempre, lo ripeto spesso sul canale, per me una persona che viene e mi dice la Terra è sferica, ma non ha approfondito, non può dimostrarmi, anche con un esperimento semplice come quello di Eratostene, citandomelo, certo, non mettendosi, potrebbe anche farlo se volesse, però deve trovarsi in due posti diversi. Io ritengo che questa persona è per me cognitivamente uguale a quella che mi dice che la Terra è piatta.
Non c'è, io non vedo la differenza tra queste due persone. Sono entrambe, accettano entrambe un presupposto per fede, non per ragione. E vedete, questo ci porta subito al tema della volontà, che per me è un tema centrale, determinante della modernità. Perché per il pensiero antico, la volontà, anche lì c'è un problema terminologico, perché davvero quello che gli antichi greci utilizzano per volontà non ha davvero una relazione con quello che con il termine che utilizziamo noi. Non, anche il termine, non c'è proprio il termine nostro, volontà in greco non c'è. C'è qualcosa di vicino, la boulesis o l'ekousios, ma sono termini deliberativi. Sono termini di altra natura. Vedete, quando la versione più vicina, l'identificazione più vicina al tema della volontà la darà Platone nel Gorgia. Lui identifica la ekousios come l'agire razionale indirizzato al bene. Cioè, vedete, nel greco la volontà è poi un concetto è associata non soltanto alla razionalità, ma anche al fine. L'azione il cui fine non condurrà ad un utile, dunque ad un bene, non è un'azione. Infatti Platone negherà proprio nel Gorgia che il tiranno voglia. Il tiranno non vuole. E questo è un concetto straordinario che contraddistingue il pensiero antico. E poi Aristotele stesso utilizzerà una terminologia simile quando nel De Anima dirà che la volontà, l'ekousios, è il termine tecnico è una appetizione, è una appetizione conforme, cioè un appetito, un desiderio, un'appetizione conforme a ciò che è razionale, cioè riprende Platone, però togliendovi tutta la teleologia platonica, cioè l'indirizzo verso il bene. Però anche qui, razionale. In Aristotele più una buleomai, cioè un'appetizione volontaria, ecco, cioè diretta però sempre dalla razionalità. Voi pensate che distanza che c'è tra i greci e noi? Noi che adesso abbiamo i discorsi nelle biblioteche, nelle librerie, si trovano i libri di questo Sapolsky e tutti gli altri che ripetono che adesso l'industria culturale continua a ripetere questa cosa, secondo cui noi non abbiamo volontà di scelta, non abbiamo libertà di scelta. Dunque, quando io, se chi ha comprato il libro di Sapolsky, vedete, allora io non capisco, se io non ho libertà di scelta, perché non l'ho comprato il libro di Sapolsky? Guardate, il moderno è inconcepibile, è letteralmente inconcepibile. Tutto questo non sarebbe buono neanche per una barzelletta. Sarebbe una cattiva barzelletta che non fa ridere. Invece questo è il moderno. Gli stupratori assassini maniaci che portano una brutalità di millenni, che da millenni non conoscevamo, diventano i freedom fighters. Quelli che si difendono e provano a eliminare questo pericolo affinché non succeda di nuovo sono i cattivi. I bambini! I bambini! Perché ci sono guerre, vedete. Quando c'erano i bombardamenti alleati sulla Germania, i bambini tedeschi, e poi ci sono i furbi, i più furbi di tutti, sono quelli che vengono,
Ma i bambini che colpa ne hanno? È giusto, hai ragione, i bambini che colpa ne hanno? Hai perfettamente ragione. Ma la soluzione qual è? Che colpa avevano i bambini di quello che faceva Adolf Hitler? Ma la soluzione qual era? Se la nostra specie è vedete, queste persone, la cosa più satanica in tutto questo è che queste persone, alla fine, sostenendo quelli, vogliono che questi massacri continuino ad esistere. Invece di dire, ok, qui il discorso deve essere chiaro della comunità internazionale, oppure, vabbè, faccio un discorso di un altro pianeta, la Terra numero 2, sapete, un universo parallelo, dove non ci sono media corrotti, dove non ci sono stati corrotti, dove non ci sono individui ridotti al lumicino, uno stato dove appunto dove vi sia. Basterebbe dire una evoluzione storica in cui il concetto di volontà greco avesse continuato ad esistere, ossia che la volontà si associa alla razionalità con il fine del bene, gli stati occidentali dovrebbero dire allora. Questo non esiste, non si può fare. Il fatto, se voi volete continuare su questa strada, non avrete nessun supporto da sostegno da parte nostra, perché noi non possiamo sostenere chi ha intenzioni di massacro e genocidio. Attenzione, anche questo è interessante. L'antisemita che va in televisione, lo volevo dire prima, poi mi è sfuggito. Vedete anche lì questa differenza, che è un discorso anche lì, vorrei farlo su un libro di Sartre importante sull'antisemitismo, pensate, pubblicato nel 1948, lo stesso anno di pubblicazione di 1984, in cui questi vanno in televisione, Sartre lo ha spiegato benissimo, io la citazione l'ho pure messa in un commento, e ci sono quelli che commettono l'errore di provare a ragionare razionalmente con gente che non ha per intento la razionalità. Non c'è, ha per intento la volontà sfrenata del moderno. Io devo aver ragione. È così perché lo dico io. Però hanno anche imparato le varie tecniche della propaganda, della disinformazione, che funziona appunto su una popolazione che è già stremata. E continuano a ripetere determinate frasi come per l'appunto genocidio, che è una cosa di una volgarità enorme, perché genocidio è un termine creato da un ebreo polacco proprio per definire quello che era successo agli ebrei. Allora loro cosa fanno? Sì, come dicevo, l'originalità non è una loro caratteristica, non sanno cosa sia, se questa gente potesse avere uno specchio. E lo utilizzano a pappagallo, come i bambini, sapete? No, tu non l'hai detto tu, non l'hai detto tu, non l'hai fatto tu, l'hai fatto tu. Come i bambini. Cioè, beh, del resto non si può aspettare maturità mentale, non si può aspettare, non ci si può aspettare nulla da un antisemita, nulla. Dunque non è degno di discorso. Però la disinformazione, le tecniche del medium is the message, pongono magari una persona che vuole ragionare con uno che non vuole ragionare. Allora quello, capendo la logica perversa, antiumanista, antirazionale, abbiamo detto antiumanista, di questi apparati di disinformazione e di manipolazione, si preoccupa solo di ripetere queste parole chiave. Perché tanto sa che dall'altra parte non vi sarà una ricezione razionale del discorso, perché la gente non conosce la storia di Israele. Basterebbe. Poi non è che ci vorrebbe chissà quale scienza, eh? Diciamo che un libro lo possiamo leggere più o meno tutti. Secondo le statistiche pubblicate dagli editori italiani, in Italia l'80% dei libri vengono letti da chi legge un libro solo l'anno. Dunque basterebbe andare a leggere uno degli storici più importanti e più noti, che è Benny Morris, per conoscere la storia di Israele e smetterla con le sciocchezze. Invece vanno a leggere un altro Ron Hubbard, un cialtrone come Ilan Pappe, che non è uno storico, che è soltanto un cialtrone. Ah, ma YouTuber, ecco, ricordate, the medium is the message. È un cialtrone, è un fatto. È uno che
No, oppure l'altro, vabbè, non li citiamo neppure. Però se voi vedete i libri che vengono letti, sono i libri dei cialtroni e non quelli degli storici. Perché? Perché? Non è una bella domanda da porsi? Perché il cialtrone ci dice quelle cose che vogliamo sentire. Quello che sta in Scientology si leggerà i libri di Scientology perché gli raccontano le cose che vuole sentire. Ma quello è un modo appunto per restare infantili, bambini, incapaci di avere originalità, incapaci di avere pensiero, incapaci di comprendere il mondo, incapaci, alla fine, attenzione, questo è il passo più significativo, incapaci di avere un rapporto proprio anche con se stessi. L'antisemita è soltanto un povero disgraziato, è una persona che non riesce ad avere un rapporto con se stesso, che non riesce a vedersi allo specchio. E non c'è una disgrazia più grande. Come dicevamo, tutto questo si collega al tema discorso della volontà. Perché, adesso non voglio farla molto lunga perché chiaramente è un discorso enorme, ma avevamo parlato di Aristotele, quando dice che la volontà è un'appetizione volontaria. Infatti, vedete, il termine che viene utilizzato è buleomai. Ora, che greco, la bulesis è il desiderio di fare una cosa, e voi sapete che in greco la bule è il Parlamento, è il consiglio dove si decidono le cose. Dunque, è bulesis è questa volontà, questo desiderio, non volontà, questo desiderio di fare una cosa, di dirigersi in una direzione. Questo è un senso che è già un po' più lontano, più politico, più lontano da quello che invece definisce Platone. Però, tanto in Platone, quanto in Aristotele, quanto poi nei neoplatonici, negli stoici, la volontà, persino nella scolastica, la volontà rimarrà un appetito razionale. Sarà però Agostino che aprirà la porta nella città di Dio a ben altro discorso, perché Agostino dice tutti gli atti non sono nient'altro che volontà. Tutti. Non gli appetiti razionali, ossia quelli che hanno la razionalità come loro telos, come telos il buono, ma come fondamento, come linea guida. Vedete, già qui c'è un piccolo passaggio, c'è un piccolo problema. Chiaramente Agostino lo dice anche per una chiara ragione teologica, perché sapete, qui è che si incontrano le due teologie di Oriente e Occidente. Perché se per il greco non esiste l'etica teologica, ma esiste l'etica filosofica, per l'ebreo cristiano esiste l'etica teologica. Cosa voglio dire? Dal mito del Genesi, la possibilità di commettere il bene o la possibilità di commettere il male, che sono quelle componenti intrinseche della natura umana nel pensiero teologico. Allora Agostino dice: tutti gli atti nient'altro sono che volontà. Cioè, io devo decidere anche un atto malvagio. Il greco, Platone dirà: no, Platone dirà: quello non stai dicendo, non alla Sapolsky, ma lo dirà perché non si può dire la scelta del tiranno scelta. Come dicevo, il Gorgia lo spiega benissimo. Andate a vedere il dialogo.
Ora, facendo un salto, perché chiaramente qui noi dovremmo, ma facendo un salto molto, molto lungo, io qui mi sono preparato il passo dell'etica di Spinoza. Ora, Spinoza fa una cosa in questo. Sapete, Spinoza apre anche ad un certo concetto particolare di libertà, ma allora, nella proposizione 30, 48, scusate, nel libro secondo, il Demente, nella proposizione 48, cosa scrive Spinoza? Cosa ci dice Spinoza? Il latino è molto bello, perciò ve lo leggerò magari prima in latino perché è veramente bello. A parte che lui generalizza il tema dell'intelletto come queste facoltà, come enti metafisici che ci si forma delle cose particolari, ma noi dovremmo stare 2 giorni su questo, su questa proposizione di Spinoza, ma lo faremo in breve. C'è questo metà dello scoglio, lui dice: Hic notandum, è qui da notare, me, egli stesso, per voluntatem affirmandi, per voluntatem affirmandi et negandi facultatem, non autem cupiditatem intelligere. E quello che io intendo per volontà è la facoltà di affermare e negare e non la cupidità, la cupiditatem, scrive qui. Inquam intelligo, inquam intelligo è bellissimo, ma come si dice, da intelligere, sapete, da questo intelligo, la facoltà mediante la quale la mente afferma o nega ciò che è vero, ciò che è falso, e non la cupidità mediante la quale appetisce, mediante la quale la mente appetisce le cose o le ha in avversione. Guardate cosa succede qui. Qui Spinoza ci dice che la volontà, per voluntatem affirmandi et negandi, innanzitutto lui dice volontà, che diventa la volontà una facoltà di affermare o di negare, non semplicemente la cupidità. Voglio questo, voglio l'altro. Ma la volontà diventa una facoltà mentale che afferma o nega ciò che è vero o falso. Guardate, questo è un passo fondamentale per la modernità. È un passo centrale. La volontà diventa non più solo principio d'azione, ma principio di determinazione del vero e del falso. Un principio epistemologico che determina la conoscenza del mondo, la determinazione della realtà. Quando la mia volontà può determinare ciò che è vero, ciò che è falso. Chiaramente Spinoza non dice arbitrariamente, attenzione, non c'è nessun rapporto tra Spinoza e i matti che dicono cose come quelle del dizionario di Scientology. Non c'è nessuna correlazione diretta, solo indiretta. Perché da questo punto, vedete, abbiamo il pensiero antico, oppure Platone, iniziando con Platone, l'agire razionale indirizzato al bene, che viene identificato con la volontà. Poi abbiamo Aristotele, tutto il pensiero dall'appetizione volontaria fino alla appetizione razionale, fino a Spinoza, il quale la definisce
la riporta nei termini di vero e di falso, di capacità. Sentite qualcosa qui. Qui già potete orecchiare Kant, la capacità di giudizio tra il vero e il falso. Infatti poi Kant c'entra. C'entra perché attraverso i francesi, scusate, ho detto una imprecisione, attraverso gli svizzeri francesi, cioè Rousseau e Diderot, i quali parleranno di, come è noto, della volonté générale, la volontà generale che poi verrà incarnata dentro, come principio politico, dentro la Rivoluzione francese, vedete, qui già la volontà è politica. Kant parlerà infatti di una volontà pura, di una volontà buona, di gute Willen, un tema su cui si è molto discettato. E poi si arriva, chiaramente noi stiamo saltando tantissimo perché nel mezzo non ci abbiamo messo Pietro Ispano, Tommaso d'Aquino, non ci abbiamo messo gran parte della scolastica medievale, non ci abbiamo messo poi l'idealismo tedesco, Hegel, Fichte. Non abbiamo qui tutto questo tempo per poter fare questo excursus così vasto. Però, diciamo, facciamo un grande salto e arriviamo a Schopenhauer. Tutti conoscono il testo chiave di Schopenhauer, il testo suo più importante, Il mondo come volontà e rappresentazione, di Welt als Wille und Vorstellung. Ora, nel mondo, Schopenhauer parla della Wille zum Leben, della volontà di vivere. E questa volontà di vivere la definisce come un cieco, irresistibile impeto. Vedete qui, guardate cosa è successo. Siamo passati dall'appetizione razionale all'impeto cieco ed irresistibile, la volontà di vivere, chiaramente. Qualcosa che nel pensiero ottocentesco si trova anche altrove. Ma questo ci porta ad un concetto della questo cieco ed irresistibile impeto, pensate, questo nei maestri del pessimismo, questo si ritroverà, si ritroverà anche nel nostro Leopardi. E chiaramente uno dei pensatori di riferimento e grande ispirazione di Nietzsche è Schopenhauer, quando Nietzsche scoprirà i volumi del mondo come volontà e rappresentazione in una libreria di Bonn cambieranno per sempre la sua vita. Però cosa fa Nietzsche? Così come Schopenhauer parla di un cieco ed irresistibile impeto che è la volontà di vivere, lui dirà. Attenzione, qui ci vuole una parentesi perché questo è il tardo Nietzsche, il Nietzsche della volontà di potenza che è stata fortemente maneggiata e rimaneggiata dalla sorella. Vabbè, però lasciamo da parte questi discorsi, questi concetti poi sono entrati in un modo o nell'altro, siano non siano di Nietzsche, di Friedrich o siano della sorella Elisabeth, ma sono entrati nella nostra storia. Nietzsche cosa fa? Prende questo concetto di Schopenhauer, dice la vita. La collega al massimo, queste sono le parole della volontà di potenza, al massimo sentimento di potenza e nasce qui la volontà di potenza. Evidente allora il passaggio concettuale dalla volontà degli antichi alla potenza, cioè dal rapporto conoscitivo con una teleologia indirizzata al bene, all'appetizione razionale collegata alla razionalità, a Spinoza, ad un determinante di ciò che è vero e di ciò che è falso,
alla tangente secondo cui la vita stessa diventa volontà, cioè la volontà ingolla la vita, la trangugia e la trasforma e la sputa in potenza. Io spero sia chiaro quanto è grave tutto questo, quanto è pericoloso. A questo si possono opporre tante cose, si può opporre la teologia biblica, si può opporre la figura, si può opporre il pensiero greco, ovviamente, si può opporre il pensiero cristiano. Cos'è la figura di Gesù se non il paradosso assoluto? Io tanti anni fa tenni proprio una conferenza su questo tema che si intitolava Dio tra i paradossi, in cui, analizzando i paradossi dell'Antico e del Nuovo Testamento, o quelli che a noi appaiono come tali. Infatti dicevamo, cos'è lo scandalon, dirà il Vangelo, di Gesù, se non l'Eterno, l'Onnipotente, che decide di farsi carne, verbum caro factum est et habitavit in nobis, e guarda, guarda, di farsi crocifiggere, mettere in croce da quattro legionari, da quattro soldatacci con i sandali di cuoio e la spada e il gladio di ferro. Cioè, la rinuncia completa, integrale alla potenza. Vedete, in questo è giusto dire che Nietzsche è profondamente anticristiano. Non le cose che gli si fanno dire, non le sciocchezze che ne abbiamo già parlato. Quando a me vengono e dicono, sì, però ha detto che Dio è morto. E vabbè, il cristianesimo cosa dice? Ha detto la stessa cosa del cristianesimo. Sì, poi l'evento chiave del cristianesimo sarà il Dio risorto, ma quando uno dice il Dio che tu hai crocifisso è morto, e vabbè, mi pare che è una cosa che dovrebbe essere ormai parte del pensiero occidentale. Non è uno scandalo quando Nietzsche dice questa cosa. Soprattutto non è scandalo perché Nietzsche non intende il Dio come Dio, ma intende il Dio come senso. E lì ha ragione, perché lui interpreta, vede che lo sviluppo della volontà come potenza, come massimo sentimento di potenza, fa tramontare il significato. E vedete, attraverso un giro così lungo, si torna al tema anche degli antisemiti, anche di quelli che raccontano una storia che non conoscono, però la raccontano o la prendono per vera. Perché la prendono per vera? Perché la raccontano? Perché vivono nel delirio del moderno, che è il delirio del massimo sentimento di potenza che si vuol far realtà, che si vuol trasformare in realtà, che è il delirio del medium is the message, la potenza che diventa realtà, siccome noi siamo qui all'apice. Abbiamo la forza è realtà. La follia di Trasimaco nella Repubblica di Platone. A tutto questo sapete come si può rispondere, oltre l'abbiamo già detto, con il pensiero greco, con il pensiero teologico ebraico-cristiano. Non direttamente, perché, come dicevamo, con chi non ha interesse ad imparare, a crescere, a capire, non c'è discorso. Il discorso non c'è. Non può esserci perché, come dicevano i latini, contra principia negantem non est disputandum. Quello che si può rispondere, quello a cui si può pensare, anche con un sorriso, con un sorriso amaro, è ricordare quella frase dell'Amleto, perché costoro vogliono sentirsi re di infiniti mondi raccontando la realtà, interpretandola, vedendola, oppure trasferendo le loro frustrazioni sul mondo, sulla socialità, in particolare sull'ebreo, contro l'ebreo.
C'è una bella barzelletta da questo, dove c'è uno che incontra questo suo vecchio amico ebreo che legge un giornale antisemita, nazista. E quello dice: "Ma sei impazzito? Che cosa fai? Perché leggi questa spazzatura, questo pattume?" E quello dice: "Ma sai, in questo mondo in cui ci sono così tanti problemi, e tu vedi anche qui in Israele c'è questo, c'è l'altro, almeno quando leggo questo giornale mi rilasso." Come ti rilassi? "Ma sì, perché qui guarda qua, dice che gli ebrei controllano tutto, gli ebrei hanno tutto il potere, almeno così mi rilasso." Vedete, anche lì l'antisemita non ha neanche il rapporto con la realtà. Se gli ebrei avessero davvero tutto il potere come lui ritiene, lui non vedrebbe nulla di quello che vede su quella disinformazione che gli ammannisce quelle immagini di una guerra dove ci sono solo i bambini. Non si rende conto neanche di questo. Però sostituisce la realtà con la volontà. Sapete, questa è la grande differenza che esiste tra chi, ad esempio, scrive un romanzo e chi scrive un testo di saggistica. Infatti in inglese la definizione è molto precisa, fiction, non fiction. Chi scrive un romanzo ha tutta la libertà che vuole. È una delle condizioni migliori. I suoi soli limiti, le sue sole costrizioni, almeno oggi neppure quello, sono la grammatica, la sintassi, eccetera. Chi invece scrive un saggio è un poveretto che deve stare lì e controllare le citazioni, non può dire quello che vuole. Deve interpretare, descrivere la realtà. Chi invece descrive l'immaginazione può fare quello che vuole. Può parlare di asini volanti, ah no, quello c'è anche nel libro. Può parlare di, non lo so, di cavalli alati, può parlare di unicorni, può fare quello che vuole. Può parlare di dimensioni attraverso una porta, come in un armadio, e non c'è nessun problema, è giusto. Perché fantasia. Il problema avviene quando la fantasia vuole prendere il posto dalla realtà, soprattutto quando questo avviene per motivi poco nobili, per motivi per i quali sarebbe meglio andarsi a guardare allo specchio. Capire perché le vite di queste persone sono così distrutte, sono così umiliate, così povere, da dover rivolgere il loro odio altrove invece di guardare in se stessi. E infatti, come dicevamo, concludiamo, la grande risposta che gli si può dare è proprio quella dell'Amleto, quando dice: "Potrei credermi re di infiniti mondi, se non fosse che faccio brutti sogni la notte", ossia che la realtà rimane sempre lì, ostinata, a bussare alla porta. E anche per costoro il conto, il danno che già pagano nella loro esistenza quotidiana diventerà sempre più grande, sempre più imponendo loro un sempre maggior distanziamento dal reale. Per questo dicevamo all'inizio, trovare rifugio nella volontà, che poi trovare un rifugio nella menzogna, che poi trovare anche un rifugio da se stessi. Grazie.